Per ammorbidire la binda e uniformarne lo spessore, la si passava in seguito tra i rulli di un mangano. Allora era finalmente pronta per la cucitura. Un ciclo produttivo complesso, dunque. La quantità di lavoro che implicava è documentata da un dato riguardante il periodo 1870-71. Si raccolse paglia per 13.000 franchi, che, lavorata, raggiunse il valore di 352.000 franchi. Un simile risultato richiedeva naturalmente grande velocità di esecuzione. A fianco della strada che era la fabbrica, un salone solo, e sotto che era tutti i macchine da stirare, tutti i forni di ghisa e tutti i fornei da mettere a scaldare la forma, perché fava poi i capelli qui da uomo, qui era stirato duro, e giù basso metteva, sbruffava con la cola. Con la colla come quella di legname, la fava legua e dopo metteva fuori a seccare, e poi dopo con il ferro stirava e restava duro. Eccola. Oltre ai capelli a buon mercato, solidi ma di qualità mediocre, destinati ai bisogni agricoli e smerciati in Ticino nel nord Italia dai capellai emigranti, nella seconda metà dell'Ottocento Lonsernone propone sui mercati internazionali cappelli alla moda, finissimi per paglia e intreccio. Un così ricco campionario di modelli standardizzati presupponeva una più rigida organizzazione della produzione di binda e un maggiore controllo delle varie fasi di lavorazione dei cappelli. Nascono le prime società manifatturiere, dotate di locali di lavoro comune, di regolamenti aziendali e produttivi. L'imponente ciminiera disegnata sul tetto della fabbrica chiesa per impressionare i clienti non deve ingannare. I laboratori della binda non avevano ancora fatto i conti con la rivoluzione industriale, legati come erano a concezioni corporativiste. Nell'Europa del capitalismo trionfante della meccanizzazione, l'industria onsernonese si basava su tecniche produttive antiquate che, se garantivano l'occupazione a gran parte degli abitanti della valle, ne provocavano però il più duro sfruttamento. La produzione di tipo artigianale non impedì la penetrazione dei prodotti onsernonesi più fini sui mercati europei, soprattutto negli anni 70, dopo la scomparsa di un disastroso monopolio ventennale. Le innovazioni tecniche erano rifiutate da industriali retrivi per timore di una più libera concorrenza e dagli operai che, senza alternativa d'occupazione, scorgevano nelle macchine il pericolo di un calo della richiesta di manodopera. La qualità della lavorazione è attestata da alcuni diplomi ottenuti dalla ditta Chiesa, forse l'unica gestita con spirito aperto alle nuove esigenze del commercio internazionale e ai bisogni dei lavoratori. Anche dopo la fondazione delle fabbriche, qui vediamo i lavoranti della manifattura di paglia onsernonese, il lavoro di tipo familiare ha conservato un'importanza determinante. Tutta la binda era intrecciata a domicilio. Gran parte di essa veniva poi assorbita dalle manifatture. Il rimanente era utilizzato dai cappellai emigranti. Oh, ma che era sempre la dismette, Per farmi... La seguità mia sempre. La seguità mia proprio sempre tutta la giornata, perché gli facevano le capa. Però l'orto, i besti, la farmere, e loro bisognava lavorare tutti i giorni per farci il meter. Dobbiamo fare la svelta, Una volta di notte. Anche di notte, lavora un po' di notte, fino ai 2 giorni magari alla sera, della stua. Allora che era tanta gente. Finava tutti in una stua sola. Passava alla fiera cucciare con l'internino, finava tutti insieme, dove si scaldava dentro. Finava i caldai, Si era scaldata alla stua. Ciao, dopo contava tutto poi i barzelletti. Dopo contava tutti su, insieme, In tanti tesori. Tanto passare il timbre nascondito. Riunirsi in un solo locale permetteva di risparmiare legna e olio di illuminazione e soprattutto costituiva uno dei rari momenti di vita sociale. Il lavoro e la conversazione procedevano in ragione inversa.
Se la lingua era in moto, le mani allentavano e il lavoro diminuiva, e viceversa. Le prime ore era la cronaca della giornata che ne faceva le spese. Nessun particolare sfuggiva al commento, alla critica. Esaurita la cronaca, incominciava la storia, piena di streghe, di maghi, di spiriti, di cadaveri, di suoni e di luci sinistre. Al sabato sera, i giovanotti di una stua passavano in quella dove c'era la singola simpatica. Ma le famiglie osernonesi non si occupavano della paglia soltanto di sera nella stua. C'erano le complesse e lunghe operazioni precedenti l'intrecciatura e c'era l'imperativo di produrre la più grande quantità possibile di binda per assicurarsi un reddito sufficiente. Tutti intrecciavano, anche i bambini, gli uomini quando non erano all'estero, i vecchi e soprattutto le donne. Iniziava a lavorare. Parlavi, lavoravi. Tanti anche andavano in montagna, gli avevano lasciato la binda, per scusare, e andavano in montagna lavorando. Quanti venivano giù anche, perdeva mio nome in detenzione. La Valle Unzenone era una valle di emigranti, quindi le forze maggiori sono assenti. Chi può restare in paese? Resta in paese chi ha dei commerci nella zona, che può essere la bottega, può essere i trasporti, può essere tutte quelle funzioni pubbliche che di solito, appunto, per la questione politica cadono in una sola mano o in poche mani. Una società che usciva dal 1700 da corporazioni di mestieri, come era specialmente il caso dell'Unzernone, era fatale che queste persone che avevano un potere tendevano al monopolio. Già all'inizio dell'Ottocento, lo vediamo in diverse occasioni, si era formata quelle correnti che poi divennero i partiti, i cosiddetti partiti storici di oggi. E quindi un partito arrivato al potere si spartiva, come si usa dire, la torta. La nostra torta era magra e l'unica, la poca industria che c'era, era quella della paglia, che nel periodo 1850-1870 vide la massima fioritura e quindi il massimo interesse per questi piccoli potentati locali a metterci le mani. Non secondo me cos'è una valle trasversale con un unico sbocco verso Locarno, una sola strada. Quindi una sola strada impegna la necessità di un solo passaggio. Era molto facile, ad esempio, per arrivare proprio ai termini brutali, bloccare questa strada, e chi voleva portare la binda a Locarno da vendere era impossibilitato. Settimanalmente c'era il mercato a Russo della binda e naturalmente anche di altre cose. Le donne, perché erano le donne che portavano la binda al mercato, le donne con questi carichi di binda andavano a Russo e a Russo attendevano che si aprisse il mercato. Il mercato